certo, ci sono dei punti, beh non lo so, nel caso sono molto felice, io il mio l'ho prodotto da 4 mesi, quindi sono contento che lui ne abbia preso delle parti, e ovviamente è veramente molto contento, magari uno mi insegna delle idee su questo. Dopodiché lui si è inalberato quando io ho detto due cose semplici, cioè che la crisi dei rifiuti è responsabilità anche della regione Lazio, che non ha voluto rafforzare i termovalorizzatori, che dà per scontato che ci sia una raccolta differenziata al 70%, che non ha sufficienti impianti e discariche. Ma questo è palese, cioè non è oggetto di discussione. Dopodiché lui, se dice vingarete, è come quando criticavi Stalin e il ministro degli anni 60, quindi, ma è sbagliato perché poi vingarete non è così. La seconda di segno è questo. La seconda cosa è che gli ho detto che è un dato di fatto, cioè che la Roma Lido è stata per 4 anni, ha avuto 180 milioni di euro per cui non hanno fatto niente, e che vanno chiarite le responsabilità di regione e comune, che se la regione ti dice ti delego i poteri ovviamente ti deve delegare anche le risorse di bilancio, le risorse di personale, perché sennò ti sta prendendo in giro. Su questo sei nervosito, ma sono visioni diverse. Quindi non è un cerchio bottista. Guarda, io tante cose in vita mia mi hanno detto cerchio bottista proprio mai, l'assumo come una nuova caratteristica più politica che sto assumendo. Senta, la Silva Caraggi ha definito Roma una Ferrari a storia della rimessa a posto, okay. E finora va fatta correre. Cosa pensa di questa fotografia? È quello che ho detto, che è l'unica Ferrari che mi viene in mente, avendoci lavorato alla Ferrari, è la 348, quella in cui non entravano le marce e che rimaneva ferma sui piazzali, purtroppo. Perché la sindaca Raggi ha dato una visione della città che non c'è, non esiste, abbiamo contestata numero per numero sulle pratiche nevase, sulla diminuzione dell'investimento, insomma sono i numeri a parlare in quel caso, non c'è bisogno di aggiungere altro. In che modo la sfida di Roma influisce sugli equilibri nazionali? Nessun modo per quanto mi riguarda, anche perché ho fatto una lista civica, quindi è una... Ho fatto una lista che si rivolge ai cittadini di sinistra, di centro e di destra, perché secondo me così bisogna, si può rimettere in piedi Roma, non in altre maniere. Dopodiché credo che i cittadini di destra ne avranno molto bisogno, perché io non ho mai sentito un candidato sindaco nella mia vita dire così il nulla quanto ha detto Michetti. Cioè parlando del foro romano, degli imperatori, eccetera, eccetera, peraltro dicendo delle inesattezze storiche che gli ho fatto rilevare, ma a parte questo non dicendo assolutamente nulla. Quindi credo che ci sia anche una prateria di intelligenti cittadini di destra che dopo averlo sentito dirà no, ma non è possibile, tutto c'è un limite. Quindi se il ballottaggio fosse tra Raggi e Richetti voterebbe Raggi? Io, come lei mi ha chiesto, se il ballottaggio fosse tra Raggi e Richetti, io voterei Richetti senza problemi. Senta, invece se al ballottaggio c'è Gualtieri... Richetti, scusi. Lo so, l'ha chiesto così. Al ballottaggio invece c'è Gualtieri con... Non ci sarà Gualtieri, il ballottaggio ci sarò io ed è un bene perché tutti i sondaggi dicono che Gualtieri perde con Michetti e quindi votare Gualtieri vuol dire beccarsi come sindaco Michetti, che diciamo pensavo potesse essere una cosa dannosa per la città, oggi penso che sarebbe un cataclisma rispetto al quale la Raggi è appena un'onda increspata. Ma comunque si siederà al tavolo con Gualtieri per poterne parlare del... No, io al bar, guardi, io sto facendo una lista civica, la lista civica va avanti, prende i voti, si propone a tutti i cittadini. Al ballottaggio, se ci dovessi andare, non farò accordi con Gualtieri e non farò accordi con Michetti. Della Raggi non parlo proprio perché lo potete immaginare. Il Codacons che ha fatto la chiesta all'assessorato? Il Codacons, secondo me, era sotto effetto di sostanze lisergiche, perché l'idea che il Codacons, che dopo che mi ha mandato 20 denunce, mi dice... Perché non mi prendi come assessore così io ti sostengo? Cioè, piuttosto i discendenti di Pol Pot, capito? Grazie. Grazie.